Il mondo della disabilità, il problema genitoriale, la tutela degli incapaci, gli strumenti giuridici di sostegno, ma anche spending review e azzeramento delle spese sociali sono stati temi trattati ieri sera presso l'asilo Trotta di San Severo, occasione creata in apertura della giornata di studio per famiglie, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, scuole, docenti ed associazioni. Intervento d'eccezione dell'assessore al welfare e alle politiche sociali della Regione Puglia, Elena Gentile, sulle politiche regionali a sostegno della disabilità, l'abbandono della monetizzazione del bisogno a favore del riconoscimento delle reciproche differenze, oltre che il bisogno dell'intervento pubblico sull'azzeramento delle spese sociali. Toccati dall'assessore tutti i capitoli a sostegno dei minori, delle vittime di violenza e degli immigrati. Due vittime di un omicidio, come dire, frutto dell'arroganza, della protervia dei padroni di un tempo, due braccianti assassinati perché rivendicavano giustamente il diritto al lavoro e soprattutto alla dignità. Dopo i saluti di rito, di poco alla vice sindaco di San Severo, Vincenzo Pacentra, presidente del consorzio Aranea, ha introdotto il progetto Mano per Mano, illustrate l'esperienza di alunni uscire fuori dall'isolamento grazie all'uso di moderne tecnologie informatiche, evidenziata la centralità del servizio offerto da esperti per favorire una migliore relazione tra genitori e figli, focus sugli strumenti giuridici di sostegno offerto dal notaio Francesco Paolo Lops, il ruolo del notaio all'interno dell'amministrazione di sostegno, evidenzia Carla D'Addetta, rientra nel problema della capacità di intendere e di volere. I disabili compiono infatti degli atti che fanno uscire dei beni dalla sfera patrimoniale. Momento di commozione per Andrea Ricciardi, presidente dell'ASP di Chieti e padre di un giovane disabile. Spiega le sfide a livello locale e ministeriale, oltre che la necessità della presenza sul territorio di una struttura di supporto per disabili dopo la morte dei genitori. Ma chi è normale? Nessuno, spiega Lucia Russi, neuropsichiatra sanitaria da 31 anni, a margine dell'inquadramento clinico e sociologico della disabilità.